Buongiorno giovane, pace a tutti. Oggi volevo meditare con voi nella lettera in 1 Pietro 5, versetto 6-7. E sta scritto: Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Il Signore ci invita ad andare a Lui con preghiere e suppliche, portandogli i nostri pesi. Ci dice di umiliarci sotto la sua potente mano, affinché possiamo ricevere le sue grandi benedizioni. E questa è una meravigliosa verità. Durante il cammino della nostra vita terrena contiene la sua parte di lacrime, lacrime versate in momenti di gioia o di intensa lotta. E ogni giorno è unico e porta con sé novità, emozioni, sfide. E qualunque cosa ti aspetti in questo giorno, posso dirti che Dio è con te e non solo. Lui combatte per te. Confida in Lui, anche se stai affrontando la più grande sfida della tua vita, stai sicura che Lui è lì, pronto nel dare supporto con la sua meravigliosa parola. Dio ti parlerà, ti mostrerà la strada, ti guiderà e tu non cadrai e non ti fermerai. Quando lo scoraggiamento bussa alla porta dei tuoi pensieri e della tua anima, tu non aprirai, perché la tua fiducia è in Dio, un Dio fedele su cui puoi contare. Non ci sarà un solo momento che Lui non vegli su di te, senza che si prenda cura di te. Dio è tuo Padre, il tuo difensore non ti lascerà mai. Il tuo Padre Celeste ti ama con un amore senza limiti e si prende cura di te ogni momento. Il Salmo 62, 1-2 ci dice: Solo in Dio trova riposo l'anima mia, da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Io non potrò vacillare. Solo in Dio troviamo la vera pace, la vera gioia. In Lui abbiamo un grande rifugio e possiamo andare a Lui con piena fiducia. A Lui sia la gloria, Dio ci benedica.